parliamo oggi di acquisto da privato o ricerca immobili in vendita da privato. Dopo 22 anni di esperienza, se un po' vi conosco, so perfettamente che tutti noi, mi ci metto anch'io, nel fare una ricerca, soprattutto agli inizi, nel fare una ricerca siamo andati a selezionare gli annunci da privato, quindi nascondendo gli annunci di agenzie immobiliari, e come seconda operazione abbiamo ordinato gli annunci apparsi sullo schermo in ordine crescente di prezzo, significa quindi dal prezzo più basso al prezzo più alto. Perché si fa questo tipo di ricerca o si seleziona questo tipo di filtri? Perché si immagina, si pensa che un annuncio da privato sia un annuncio che possa dare l'acquisto, possa portare all'acquisto di una casa, andando a risparmiare qualcosa, quella che è soprattutto la provvigione di un agente immobiliare. La stessa cosa pensa e dice chi mette un annuncio privato, dice se quindi questo riduce il lavoro dell'agente immobiliare al mettere un annuncio e aprire la porta di casa per far visitare la casa, quindi pensa perché se lo faccio io questo tipo di operazione di pubblicità e di apertura porta agli avventori posso tranquillamente risparmiare in provvigione dell'agente immobiliare. Ora, naturalmente se si va ad acquistare una casa o se si va a trattare una casa con un privato bisogna avere delle accortezze differenti rispetto a quelle che ci siamo detti mille volte o che sono descritte sul libro, che si devono avere quando si ha a che fare con un professionista, un agente immobiliare. Preparato o meno che sia, comunque il metodo compro casa è il tipo di approccio che si ha nel momento in cui si ha a che fare con l'agente immobiliare, perché un agente immobiliare deve mettersi a disposizione a soddisfare quelle che sono le nostre richieste, non a rispondere alle nostre domande, ma a soddisfare quelle che sono le nostre richieste. Quindi se si ha a che fare con un privato c'è un diverso tipo d'approccio da improntare per ottenere le risposte giuste, per ottenere le informazioni necessarie affinché noi possiamo andare a valutare l'ipotesi di fare una di intavolare una trattativa. Con l'agente immobiliare è più agevole perché seppur le richieste che facciamo noi compro casa possono apparire inizialmente, ma ci siamo già presentati con la lettera che inviamo di solito alle agenzie immobiliari per presentarci, comunque le richieste che facciamo noi compro casa possono apparire in un certo modo, in un certo momento un po' premature, un po' rompicoglioni, poi alla fine la sbanchiamo sempre, no? Invece con un privato bisogna andarci un po' con i piedi di piombo. Perché? Perché si rischia di avere una chiusura totale, quindi un muro, sbattere contro un muro e non avere più niente da ottenere da queste persone, perché pensano tanto io la vendo e quindi non è che sto a perdere tempo con te, che sei troppo cavilloso. Quindi questo è il rischio che si ha nel momento in cui si tratta con queste persone. Le richieste, le troppe richieste, le ne dovute e troppe richieste possono far sì che la porta si chiuda e non si apra mai più. Quindi quello che ti consiglio è, nel momento in cui decidi di andare a trattare un immobile che ti sembra interessante con un privato, devi dosare un pochettino nell'approccio. Ti presenti, quindi il primo consiglio che ti do è quello di presentarti con una mail, non andare a telefonare, ma di presentarti, perché dalla risposta che otterrai, se hai comprato la moto, dalla risposta che otterrai, dai tempi di risposta che otterrai, capisci subito se questa persona sta lì davanti al computer a aspettare che qualcuno gli scriva o magari è pronto subito a rispondere, perché la necessità di vendere è abbastanza elevata. Quindi quello che ti consiglio è scrivere una mail a questa persona che mette l'annuncio, presentarti. Se sei un investitore immobiliare non ti consiglio in questa fase di presentarti quale investitore immobiliare, perché potrebbero pensare tu vieni a far business su casa mia, io casa mia la vendo a chiunque perché ho la casa più figa del mondo. Sappiamo come ragionano i venditori privati, quindi se sei un investitore immobiliare non ti do tanta attenzione, perché preferisco vendere alla famigliola piuttosto che a te, che sicuramente mi farai un'offerta più bassa. Si aspettano da te un'offerta più bassa perché i tuoi colleghi sono abituati a fare offerte 30-40% più basse rispetto al valore di mercato, quindi già sono pronti. Quindi presentati, scrivi una mail. E cosa scrivi in questa mail? In questa mail devi iniziare a tranquillizzare
la persona che c'è dall'altra parte dello schermo dicendo chi sei, cosa intendi fare, cosa ti ha attratto della loro casa, quindi magari descrivi il fatto che tu quella zona la conosci, quella palazzina già la conosci, e se hai fatto una mappatura, uno studio di mappatura e di ricognizione fatto bene, non è una cazzata, è vero, cioè tu conosci bene la zona, glielo descrivi, glielo scrivi e soprattutto ti consiglio di tranquillizzare loro e presentarti subito quale persona che riesce a chiudere l'operazione, nel caso in cui ci fossero tutti i presupposti, in breve tempo. Questo modo di presentarti ti differenzia da tutte quelle persone che lo hanno chiamato al privato dicendo e chiedendo se il prezzo era trattabile. La maggior parte delle persone che chiama un venditore privato è o un agente immobiliare che gli chiede il mandato di vendita perché hanno l'acquirente in mano, o sono persone che chiamano e chiedono se il prezzo è trattabile rispetto a quello che hanno esposto online. Cosa ha fatto sì che loro abbiano messo quel prezzo online? Ci sono vari motivi. Innanzitutto potrebbero aver fatto scorta della vendita di un appartamento nella stessa palazzina o la palazzina a fianco e abbiano aggiunto un qualcosa, perché è sempre più figa casa loro al bagno più bello, all'esposizione più bella, alle placche delle prese più fighe, c'è sempre un motivo per aumentare un po' rispetto al prezzo di vendita della casa a fianco in un tempo pressoché recente. Li conosciamo un po' tutti, i venditori privati sono quelli che determinano il prezzo in base alle esigenze. Le esigenze sono quelle di vendere perché magari hanno bisogno di un quantitativo di denaro per andare a ricomprare magari in un'altra città, quindi ok, dobbiamo comprare o nell'altra parte della città o in un'altra città proprio e occorrono 200.000 perché l'abbiamo già individuata, ok, nostra casa vale di più e quindi mettiamo in vendita una somma tale dove ci possiamo permettere sia l'acquisto della nuova casa che magari arredarla anche, quindi hanno delle aspettative di questo tipo. Presentandoti come investitore immobiliare, quindi loro li deludi e non si aspettano di trattare con te, presentandoti come uno che fa richieste di trattabilità sul prezzo, li deludi lo stesso le aspettative, perché loro vogliono quella somma perché gli serve, devi un attimino entrare pian pianino nella loro casa e con le dovute maniere e non a gamba tesa. Che significa? Il comprocasa è colui il quale che fa tante richieste, in questo caso non ha il supporto dell'agente immobiliare, le dovresti fare a lui, e quindi il secondo consiglio che ti do è di dosare l'approccio tra richieste facili, cioè richieste che abbiano una risposta facile da dare, e richieste e domande che abbiano una risposta difficile o più impegnativa da dare. Ti faccio un esempio: nella prima mail, nella seconda mail o anche tra le prime telefonate, prima ancora di fare la visita, puoi chiedere quanto si paga di condominio. Questa è una domanda, una richiesta facile, cioè una richiesta che prevede una risposta facile alla quale rispondere. Quanto si paga di condominio? Da chi è abitata la palazzina? Che tipo di persone vivono la palazzina? Se ci sono attività? Se ci sono italiani, non italiani? Se sotto casa si parcheggia agevolmente? Poi dosare, quindi aggiungere a questo tipo di domande dalla risposta facile delle domande un po' più impegnative che prevedono una risposta un po' più pensata, cioè chiedere se l'immobile è stato acquistato con atto di compravendita e quando è stata acquistata, se l'immobile proviene da una donazione. Sappiamo tutti per quale motivo fare questa domanda, cosa che avremmo chiesto all'agente immobiliare. Chiedere se proviene da una successione, quanti sono gli eredi se in caso di donazione o una vendita fatta da più persone, da più comproprietari, quindi quanti sono, quanti siete voi proprietari, una domanda un po' più interna, un po' più intima, però che dobbiamo assolutamente fare. Perché questa, diciamo, dosatura di richiesta informazioni e dati? Perché nel momento in cui dovremmo poi decidere di andare a fare la visita, dobbiamo entrare in casa con l'assoluta certezza di non fare un giro a vuoto. A noi comprocasa non piace girare a vuoto, e se un po' li conosco questi personaggi, sono persone che hanno in casa una scatola di scarpe vecchia con all'interno i documenti della casa. I documenti della casa sono quelli che a noi ci necessita leggere, o magari in prima battuta
fotografare qualcosa, qualche informazione. Naturalmente, sicuramente non potremmo portarli via, non potremmo scendere giù, trovare una copisteria e fare una fotocopia, cosa che avremmo chiesto invece a un agente immobiliare. Quindi, come primo acchitto, dobbiamo entrare in punta di piedi in casa, tranquillizzarli con le domande facili e poi fare le richieste difficili da rispondere, quindi la documentazione. Chiedere se, per esempio, se l'immobile è stato oggetto di ristrutturazione in una fase recente, se hanno qualche planimetria da inviarci, senza stare lì a specificare se la planimetria che ti occorre è quella rasterizzata catastale o la planimetria fotocopiata dalla licenza edilizia che ha permesso la costruzione della palazzina. È troppo difficile in questa fase. Fatto sta però che, seppur devi trattare con una persona, venditore privato, devi comunque reperire e non puoi permetterti di rinunciare ad ottenere delle dovute informazioni, della documentazione. Quindi pian pianino devi portare la persona, dosando appunto questo tipo di approccio un po' a gamba tesa, un po' da carezza, e farti aprire la scatola delle scarpe. Quella scatola lì contiene un sacco di documentazione a te necessaria, magari si rivolgeranno a un tecnico, a un avvocato, al commercialista. Questi non sanno neanche a chi rivolgersi per dare a te le informazioni giuste e necessarie, però ecco, pian pianino entrare nelle grazie di queste persone per poi entrare direttamente nella loro scatola di scarpe e fotocopiare quello che ti serve. Farai la visita, nella visita ti consiglio, quindi terzo consiglio o quarto, non li sto contando, contali tu. Farai la visita, ti consiglio di portare con te un'altra persona. Preferirei una donna se fossi tu un uomo, o un uomo se tu fossi una donna. Perché? Perché la coppia di presunti sposini, senza presentarvi ti presento mia moglie, e vi presentate in due, uomo donna, apparite subito come una coppia e per loro li mette, come dire, a loro agio. Trattare e avere a che fare con una coppia di presunti fidanzati, di presunti sposini. Quando entrate la prima volta in casa, quindi avete già capito che nel momento in cui fissate la visita avete già capito che troverete la scatola delle scarpe, non cominciate a parlare di prezzo, non cominciare a fare dei commenti ad alta voce. Avranno tante cose da dirvi, perché se hanno necessità o bisogno o voglia di vendere, saranno loro a raccontare perché vendono, saranno loro a raccontare quali sono prima le peculiarità positive di questa casa e poi man mano si aprono e puoi entrare nel dettaglio delle peculiarità negative. Se te ne accorgi tu di peculiarità negative all'interno della casa, all'interno del palazzo, fuori, tienile per te, perché le potrai poi utilizzare. Quindi fai tutto lo screening, cominci a fare sempre più richieste, entrate un po' in sintonia, fai capire sempre che tu nel momento in cui decidi di acquistare sei pronto, e quindi non allunghi il brodo perché dovresti dare a chiedere un mutuo. Sei già stato in banca, ti hanno già detto che un mutuo per quel tipo di target di prezzo te lo danno, un finanziamento, quindi palesa questa cosa, e man mano raccogli informazioni, non risposte ma dati, dall'atto te lo fai fotocopiare. Mi raccomando signora, quando mi invia l'atto abbia accortezza di cancellare i dati sensibili, quanto l'ha pagato, da chi l'ha comprato. Non mi interessano questi dati, sono altre le cose che mi interessa leggere, quindi si mettono un pochettino sul tranquillo. Fatto questo, se sei pronto a fare una proposta, ti consiglio, quindi quarto o quinto, stai contando tu sempre, di anticipare il prezzo, il valore, il numero della tua proposta via telefono o messaggio, WhatsApp o mail, perché te la chiederanno. Nel momento in cui tu chiami per fissare un appuntamento dove ci sarà moglie, marito, nonno, zio, l'avvocato, il commercialista, anche il chirurgo estetico, per accogliervi in casa, per ricevere questa proposta, prima, quando ti annunci che vuoi prendere appuntamento con loro, sicuramente ti chiederanno ma da quanto è questa proposta, che numeri riporta questa proposta. Non te lo far sfuggire, ne parleremo di persona. Quella cosa certa che le posso dare signora sono i tempi, saranno tempi brevi, saranno tempi accettabili. Ne vorrei parlare di persona, perché? Perché di persona è quello che dovevi fare con l'agente immobiliare, cioè presentare le tue motivazioni per le quali poi hai deciso
che il prezzo offerto è quello lì, lo devi fare con loro, devi essere convincente, fermo nelle tue motivazioni, non devono essere motivazioni del cazzo tipo voglio fare l'investimento e quindi ci devo guadagnare, quella proprio te la tieni per te. Ne ho sentite di persone che dicono le offro questo perché tra i vari motivi per cui la mia offerta è questa, perché sono un investitore immobiliare, quindi non c'è più margine per me. Margine lo fai con la casa tua, non con la mia è sempre la più figa di tutte. Quindi ti presenti, ti metti seduto, tiri fuori la tua proposta scritta, soprattutto inizi a parlare di quello che hai valutato in questo tempo in cui non vi siete sentiti, glielo spieghi quindi tutti i motivi che ti hanno portato poi a decidere, e poi alla fine tiri fuori la proposta, il numero glielo fai vedere e un assegno direttamente sul tavolo. Con un privato non ti consiglio di presentarti con assegno da 1000, 2000, neanche 3000, fino a 5000 non ti considerano benissimo, però devi portarti con te un assegno che una volta sottoscritta, quindi accettata quella proposta, lo possono incassare già da domani mattina un bel assegno da 10.000-15.000. Più è alta la caparra che metti sul piatto, quindi sul tavolo della cucina quando sei entrato, e più puoi permetterti di chiedere tempo per andare a chiudere poi l'operazione con un preliminare o direttamente a rogito notarile. Loro devono farsi dei conti, loro devono fare dei piani che non ti diranno subito sì davanti a te, dai loro modo di ragionare in famiglia, dai loro modo di consultare l'avvocato, il commercialista e anche il chirurgo estetico, per poi risentirci a breve. Tu avrai sicuramente fatto intendere loro che di case ne stai valutando altre, che di case sei già in una fase avanzata di trattativa con altre case nella zona perché te serve una casa nella zona, e pian pianino portarli a fare un preliminare di compravendita con dei tempi che insieme, e gliel'hai infilati sotto diciamo il contratto, che a te fanno comodo per fare o una compravendita direttamente in atto o andare a cedere il preliminare. Gli spieghi anche qual è l'articolo di codice civile che regolamenta questa tecnica, chiamiamola così, e che è tutto per norma, per legge. Posso nominare un'altra persona che viene a fare l'atto con lei, rispettando quello che io le ho promesso su questo documento, che le prometterò sul preliminare di compravendita. Quindi motivo di questo video qual è? È che non puoi permetterti di trattare con un privato come faresti con un agente immobiliare. Con un privato devi andare con i piedi di piombo, hanno sempre la casa più figa del quartiere, è difficile chiedere o richiedere loro informazioni difficili da rispondere perché si scocciano. Sono convinti che domani mattina arriva l'acquirente che gliela compra. Gli hanno detto tutti gli agenti immobiliari di zona che se vuole, dando loro l'incarico di vendita, in una settimana gliela vendono, quindi hanno anche questa pezza d'appoggio, questo piano B. Devi entrare nelle loro grazie. Devi naturalmente saper valutare e sapere quali sono le richieste da fare. Non sto qui a ricordarle, se hai letto il libro ci sono scritte tutte quante passo passo. Se non l'hai letto, ci andiamo insieme. No, se ci andiamo insieme, se l'hai letto. Se non l'hai letto, buona fortuna. Sono tanti formatori online che te lo dicono quali sono i 10 passi, i 9 passi e soprattutto le 8 domande da fare. Bah. Ah, una cosa, per chiudere. La consulenza affiancamento oltre i 150-200 km da Roma, non mi potete chiedere la mezza giornata. Ricevo ancora mail di qualcuno che dice sono di Genova, l'altra sera sono di Genova, vorrei prenotare una mezza giornata di affiancamento con te per andare a fare una proposta insieme. Ragazzi, oltre 200 km da Roma non potete, purtroppo per fortuna vostra, prenotare la mezza giornata. Bisogna fare affiancamento dell'intera giornata dalle 8.30, 9 fino alle 18.30, 19, ci si accorda. La cosa buona dell'intera giornata è che voi distanti da Roma avete, cosa che non hanno quelli intorno a Roma, le 1, 2, anche 3 ore ho fatto di affiancamento online, completamente comprese nel prezzo e gratuite, per poi capire se è il caso
di andare a investire questa somma per avere un affiancamento di intera giornata, cioè nell'orario di affiancamento online che faremo pre-incontro, andremo a capire se veramente ci incontriamo per lucrare denaro. Cioè io non voglio mettere le mani in tasca, ma voglio andare con voi a lucrare denaro. Quindi nelle ore, 2-3 ore che faremo online pre-incontro, se sei di Genova, ci vediamo, ci scambiamo documenti, ci scambiamo informazioni da andare a chiedere per poi decidere insieme, allora è il caso di vederci. Affiancamento di intera giornata, te lo consiglio, soprattutto perché possiamo stare insieme un'intera giornata, che possiamo vedere l'immobile, andare in agenzia, richiedere informazioni, richiedere dati, cioè documenti, valutarli insieme e poi siamo riusciti anche spesso a fare, anche a portare, quindi scrivere e portare una proposta d'acquisto. Lo si può fare soltanto con un'intera giornata. Consiglio anche, per esempio, chi sta a Roma e siamo passati da fare incontri di mezza giornata a incontri di un'intera giornata, ne hanno tratto giovamento, cioè possono testimoniarvi con i risultati, non con le chiacchiere, che fare l'intera giornata conviene a livello grana. Quindi le modalità di prenotazione delle giornate, le mezze giornate o degli incontri online sono fattibili tranquillamente inviandomi una mail e scrivendomi un WhatsApp, telefonandomi. I miei recapiti ce l'avete tutti, stanno sempre sotto in descrizione o nel sito, in qualsiasi modo mi potete scrivere. Quindi mi dispiace, ma fidatevi, conviene a livello di lucro fare l'intera giornata. Quindi se sei a più distanza maggiore di 150-200 km da Roma, hai a disposizione l'intera giornata con me. In alcuni casi, come a Lecco, sono arrivato la sera prima, abbiamo cenato insieme, poi ci siamo visti la mattina dopo e sono andato via la mattina dopo, sono stato con voi quasi un giorno e mezzo, ma di risultati ne abbiamo ottenuti e ve li garantisco. Prima di vederci dobbiamo confrontarci online WhatsApp, e non vi faccio fare incontri a vuoto dove diciamo oh cacchio, ci siamo sbagliati, adesso come facciamo? No, gli affiancamenti li facciamo sempre quando ne vale la pena e bisogna correre, perché altrimenti le opportunità ci scappano. Ma prima che ci vediamo dobbiamo vedere l'opportunità quasi certa, al 90% deve essere certa. Io vi saluto, mi raccomando ai venditori privati, non sono agenzie immobiliari, dovete trattarli come si deve. Ci vediamo dall'altra parte, ciao!